A Schio non tutte le multe vengono per nuocere. Un 62enne della provincia di Vicenza infatti è stato investito, diciamo così, di un vero e proprio colpo di fortuna generato da una multa. L'uomo, come riporta il Gazzettino di Vicenza, aveva parcheggiato il suo motorino oltre le strisce dei parcheggi riservati ai ciclomotori, aveva un appuntamento e sapeva bene che avrebbe rischiato di prendere una contravvenzione. Così infatti è stato. Dopo una mezz'oretta ha trovato il verbale in bella vista sul motorino e, preso da un raptus di follia, ha deciso di sfogare la sua rabbia andando in una ricevitoria e giocando i numeri della multa al Superenalotto. Incredibilmente l'uomo ha portato a casa 705 euro, ben oltre la cifra riservata alla trasgressione del codice stradale, e forse la vincita è il simbolo della sua redenzione. Al quotidiano locale infatti ha detto: «Non ci sarà un'altra occasione di multarmi, mi è andata bene una volta, non azzarderò ancora».